stop alle mascherine all'aperto in zona bianca da lunedì 28 giugno. Dopo il parere del CTS è arrivato l'annuncio del Ministro della Salute. Io sì, personalmente sono felice che non ci sia più questo obbligo, l'importante è che si mantenga comunque una situazione di sicurezza, no? Nei confronti del Covid. Vaccini al via nelle Marche, la prenotazione per i turisti al vaglio della regione, l'utilizzo di camper e altri mezzi per la somministrazione delle dosi. Concluse l'Arzilla di Fanno i lavori della passeggiata che collega il ponte alla pista ciclabile e al via un maxipiano di asfalti per oltre 1 milione di euro. È partito da Bellocchi di Fanno il container della solidarietà dell'Africa Chiama. Da fine agosto un nuovo centro di maternità in Zambia avrà tutte le attrezzature donate da aziende e privati del nostro territorio. Passaggi Festival, applausi e commozione per Cero Stone e Asia Argento. Oggi è la volta di Justin Matera, Willy Peyote, Marisa Laurito e Alessandro Baronciani. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli, è arrivato il parere del Comitato Tecnico Scientifico sull'uso delle mascherine all'aperto. È stop all'obbligo di indossarle in zona bianca a partire da lunedì prossimo 28 giugno. Andrà usata però in caso di assembramenti. Tutti i dettagli nel servizio di Angelica Panzieri. Erano il simbolo di una pandemia che ha cancellato anche i volti, ma ora l'Italia respira, via le mascherine dal 28 giugno, data in cui tutto il paese entrerà in zona bianca nel livello di rischio minimo e si conquisterà un altro pezzo di libertà. Cade dunque l'obbligo di portare le mascherine all'aperto, dopo l'ok del Comitato Tecnico Scientifico, secondo il quale andranno comunque indossate in caso di assembramenti o nel corso di situazioni in cui non sarà possibile mantenere la distanza dagli altri. Lo stop all'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto sarà sancito dal governo con un decreto che dovrebbe arrivare al massimo entro venerdì. Rimane ancora invece l'obbligo di utilizzarla al chiuso quando si entra in un negozio o in un centro commerciale e poi all'interno di bar e ristoranti in tutte le occasioni in cui non si è seduti al tavolo, infine sugli aerei, treni e mezzi pubblici. E tra i cittadini c'è già chi esulta per la decisione del governo. Non ce la facciamo più con queste museruole. A cosa servono? Poi noi, guarda, sono felicissimo, guarda. Anche sì, molto felice, certo. Sì, sì. Non vedevate l'ora? Non si riesce a respirare. Difficile. Più di una volta devono essere buttate, la gente non li butta, forse anch'io faccio uguale. Non è una cosa fatta bene. Secondo me sì, devono essere eliminate. Dipende, se la gente usa la testa, contento, se non la usa, preoccupato. Per me non è giusto, bisogna usare la testa e portare un po' di pazienza. Io sì, personalmente sono felice che non ci sia più questo obbligo, l'importante è che si mantenga comunque una situazione di sicurezza, no? Nei confronti del Covid. Che può andare bene, no? All'esterno, però bisogna sempre portarla naturalmente la mascherina, tenerla e nel caso in cui c'è un assembramento, ci sono delle persone, di metterla naturalmente. Quindi lei è d'accordo con la decisione presa dal governo? Sì, mi sembra giusto. D'accordo con la decisione però di portare sempre la mascherina con sé anche all'aperto nel caso di una necessità. D'accordissimo, con prudenza però va bene così. Sono felice però allo stesso tempo preoccupata perché dipende un po' comunque anche dalla situazione, nel senso che se ci sono tante persone forse è comunque il caso di tenerla lo stesso su. Devo fidarmi al buon senso delle persone, questa cosa mi fa paura. D'altra parte se tutti siamo vaccinati, perché no? Io dico, io ho fatto entrambe le dosi, se mi c'è solo togli la mascherina dico di sì, ma se devo parlare con qualcuno che non si è fatta nessuna dose e non si vuole vaccinare, anche no, la mascherina me la tengo io. I vari studi dicono che comunque i contagi all'aperto sono comunque bassissimi, ora vuoi il tempo di caldo, vuoi il tempo, vuoi le vaccinazioni, penso che non ce ne sia più francamente bisogno. E nelle ultime 24 ore nelle Marche è morta una persona con coronavirus. Si tratta di un uomo di 68 anni della provincia di Macerata. Inoltre, dopo lo zero di ieri per i nuovi contagi, oggi ne sono stati registrati 16. Nessun caso nella provincia di Ascoli Piceno. Negli ospedali delle Marche c'è un ricovero in più in terapia semi-intensiva.
E nel comune di Fano ad oggi sono più di 50 le persone ancora positive al Covid. Nel comune di Pesaro invece sono 15. Il virus è quasi scomparso, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, ma dobbiamo essere ancora prudenti. I comuni circostanti sono Covid free. Dobbiamo continuare in questa direzione rispettando le regole e vaccinandoci. Sarà un'estate bellissima con tanta voglia di rinascere, per questo ha concluso il sindaco. Dobbiamo accelerare e raggiungere il più velocemente possibile l'immunità di gregge. E da oggi sul sito della Regione i turisti in vacanza nelle Marche possono prenotare il vaccino di richiamo. Siamo al secondo posto per efficienza tra vaccini consegnati e somministrati, ha ricordato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. In settimana, ha riferito, ci sarà un rallentamento delle somministrazioni a causa della riduzione da parte del commissario da 15.000 a 11.000 vaccini al giorno. La Regione poi sta valutando insieme ai medici di base l'utilizzo di mezzi mobili come ad esempio i camper per avviare un percorso di vaccinazione lungo le coste e nell'entroterra al fine di incentivare le persone ancora non vaccinate. E durante l'emergenza sanitaria il comune di Fano non ha interrotto i percorsi che hanno cercato di rispondere al bisogno di socialità dei bambini. Due in particolare i progetti dedicati alle scuole primarie fanesi, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Letizia Marchionni. In un periodo complesso come quello del Covid, che ha impegnato durante l'anno scolastico, i servizi educativi del comune di Fano, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle direzioni didattiche, nel superare tutte le difficoltà organizzative, normative e finanziarie che la pandemia ha portato con sé, si è cercato di dare una risposta anche al bisogno di socialità delle bambine e dei bambini, grazie ai progetti Rodareando in città e Diritti al futuro, che si sono conclusi con la fine dell'anno scolastico. Due progetti di drammatizzazione teatrale che quest'anno hanno coinvolto quasi 1.500 bambini, 68 classi, 34 spettacoli, 49 repliche, coinvolgendo 4 istituti comprensivi e direzioni didattiche. I due progetti, fa sapere l'assessore Mascarin, riprenderanno a partire da settembre ed accompagneranno decine di classi delle primarie fanesi fino alla fine dell'anno scolastico. La scuola è molto importante. Ti permette di realizzare i tuoi sogni. Tu che cosa vuoi fare da grande? Due percorsi importanti che hanno accompagnato le bambine e i bambini delle scuole primarie della nostra città in questo anno difficile e complesso segnato dal Covid, nel quale come Comune di Fano abbiamo cercato come servizi educativi di salvaguardare anche appunto una dimensione di socialità, di attività ludica e ricreativa, ma anche un'attività funzionale ad accrescere la consapevolezza delle bambine e dei bambini dell'importanza delle relazioni e anche dei propri diritti. Le persone vaccinate possono tranquillamente donare il sangue e le sacche prelevate da chi è immunizzato sono utilizzate in questi mesi per le trasfusioni senza alcuna differenza con le altre. Lo ribadisce il Centro Nazionale Sangue in merito ad alcuni video e notizie che circolano in rete e sui social in queste ore, che affermano tra le altre cose che alcune sacche di donatori vaccinati vengono eliminate. È molto grave diffondere false informazioni, specie alla vigilia di un periodo come quello estivo in cui storicamente si registrano carenze, ha sottolineato il direttore del CNS Vincenzo De Angelis. Non c'è nessuna differenza, ha detto, tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno. La cronaca: la squadra mobile di Pesaro ha arrestato un 33enne albanese per spaccio di droga e per aver fatto rientro in Italia nonostante fosse stato espulso. L'uomo è stato notato dagli agenti mentre scendeva da un taxi insieme al fratello. Durante l'identificazione è emerso che entrambi avevano un cognome diverso da quello già noto alle forze dell'ordine. Infatti avevano acquisito quello delle rispettive mogli. Ma il 33enne, già espulso, non aveva richiesto le nuove autorizzazioni alle autorità competenti, commettendo un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza e la pena da 1 a 5 anni di reclusione. La perquisizione dell'appartamento ha poi portato al rinvenimento di 4 involucri di cocaina in cristalli, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere cedute. Ieri mattina il giudice del Tribunale di Pesaro lo ha condannato a 2 anni di reclusione, ordinando l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Passiamo ai lavori pubblici. All'Arzilla di Fano sono terminati i lavori della passeggiata che collega il ponte alla pista ciclabile. Servizio di Filippo Bucci.
Miglior accessibilità, ordine e pulizia sono al centro dell'intervento realizzato all'ingresso della spiaggia Arzilla di Fano. Questa mattina gli operai sono arrivati alla conclusione del cantiere, che sarà completamente usufruibile a partire da domani. Un camminamento che unirà finalmente in totale sicurezza il tratto che dal ponte sull'Arzilla conduce fino alla pista ciclabile o alle spiagge vicine. È sicuramente un intervento importante che oggi rende la passeggiata fruibile ma anche più pulita e decorosa, tanto che abbiamo previsto anche uno spostamento leggero di quello che è l'area ecologica con un'area sopraelevata, di modo che rimane più in ordine, e a breve verrà anche poi i primi di luglio, terminata la nidificazione, pulito anche l'ingresso qua del torrente, per cui ci sentiamo soddisfatti di un percorso che abbiamo fatto in corso di stagione. Ci rendiamo conto che i tempi purtroppo erano questi, ma l'abbiamo fatto con gli operatori, con le associazioni di categoria e con una ditta che veramente si è prestata nel migliore dei modi, terminando i lavori con largo anticipo. Per cui un grazie a tutti, perché oggi questo è un risultato della città. Avanti tutta anche con le asfaltature. Il Comune di Fano ha predisposto due campagne. La prima, che riguarda nuovi asfalti, è già in corso e si completerà entro la fine di luglio con un costo di 130.000 euro. Tra le vie interessate rientrano via Fratelli Zuccari, via Cadore, via Campagna, via della Giustizia e via Le Kennedy. La seconda fase invece prenderà il via alla fine di giugno e terminerà entro ottobre. Previste opere per 1 milione di euro. Le tre macro aree interessate sono Sant'Orso, la zona dei passeggi e Belgatto. Nella lista va annoverato il nodo di via Bellandra con via Pertini insieme al collegamento al percorso da via Canale Albani, ma tutti i dettagli e i particolari li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it. Stanziati 350.000 euro per la manutenzione dell'Urbinate, una strada molto trafficata che necessitava ormai da tempo di interventi urgenti. Con queste parole l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha commentato la proposta di legge approvata oggi in Assemblea Legislativa, che destina importanti risorse al tratto che va da Pesaro a Morciola. La regione, spiega Baldelli, ha deciso di farsi carico della sua manutenzione in attesa che si chiarisca in maniera definitiva la disputa fra ANAS e provincia proprio sull'assetto proprietario. Cambiamo argomento. Dopo la raccolta fondi organizzata dall'Africa Chiama, oggi è partito da Bellocchi il container con tutte le attrezzature necessarie per il nuovo centro di maternità in Zambia. È un sogno che ben presto diventerà realtà. Fortemente voluto dal fondatore dell'Africa Chiama, Italo Nannini, il progetto per lo Zambia sta venendo alla luce. Di fianco alla scuola, che ospita 1000 bambini di tutte le età, l'associazione ha realizzato un centro di maternità con 16 posti letto. D'altra parte, il Ministero della Salute zambiano provvederà al personale specializzato come dottori, infermieri, ostetriche e un ginecologo. La struttura è costata più di 50.000 euro e potrà dare una nuova speranza alle oltre 400.000 persone che fino ad oggi possono contare soltanto su un ospedale con appena 8 posti letto. Si stima che a Kanyama ci siano 1.250 bambini con disabilità, un numero molto elevato a causa della mancanza di vaccinazioni infantili, cure inadeguate e carenza di igiene, fattori che mettono i più piccoli a rischio di contrarre malattie come febbre gialla e meningite, oppure di non riuscire a sconfiggere la malaria in età prenatale. Nei prossimi mesi però, grazie al container della solidarietà partito nel tardo pomeriggio da Bellocchi di Fano, arriverà tutto il materiale raccolto dall'Africa Chiama, attrezzature biomedicali e arredi per un valore di oltre 52.000 euro. Avevate lanciato anche una raccolta fondi per coprire le spese di spedizione, avete avuto un riscontro? Sì, la cittadinanza di Fano come sempre ha risposto in maniera positiva, e c'è da dire però che ancora la raccolta fondi è attiva e troverete appunto sulla pagina del web del nostro sito tutte le informazioni. C'è una raccolta aperta ancora su Facebook e partirà a breve una lotteria solidale finalizzata appunto a completare l'opera. Mancano ancora delle attrezzature mediche che compreremo direttamente in loco e anche per coprire chiaramente i costi molto onerosi del container. Soltanto per la spedizione infatti sono necessari quasi 10.000 euro. Il container partirà poi dal porto di Livorno e l'arrivo è previsto per il 18 agosto a Beira in Mozambico. Da lì proseguirà fino a Lusaka. Il nostro ringraziamento va chiaramente a tutti i donatori, sostenitori, i tanti volontari che hanno contribuito ad allestire questo container, all'azienda Marche Nord per la donazione di letti, arredo, biomedicali, a tante aziende del territorio.
Alla conferenza stampa questa mattina ha preso parte anche il vescovo Armando Trasarti. I miracoli della solidarietà nel terzo mondo, ha detto, sono proprio questi. 52.000 euro questo. Un dirigente del comune costa 150. Diceva Madre Teresa di Calcutta che la carità o ti impoverisce o fai solo beneficenza. Mi piace l'Africa chiama perché la gente ci mette la faccia, non l'istituzione. A dare proprio contributo anche il comune di Fano, che con circa 4.000 euro aveva sostenuto fin dal 2019 il progetto dell'Africa chiama. È un'iniziativa che si collega davvero in maniera evidente anche con Fano, città delle bambine e dei bambini. È un bel segnale che noi diamo con questo sostegno, perché avere un centro di maternità lì in Zambia e quindi poter garantire davvero il diritto alla salute e la possibilità di poter nascere in condizioni civili tanti bambini è davvero un segnale importante che questa comunità, la comunità di Fano, fa e dimostra di essere davvero solidale. E torniamo a parlare di Passaggi Festival. Ieri sera due star sono state protagoniste della nona edizione dell'evento. In piazza 20 settembre, appuntamento con Sharon Stone in collegamento da Los Angeles, che ha presentato il suo libro dal titolo Il bello di vivere due volte. Io penso che i miei film, quello che sono riuscita a ottenere con i miei film, possano aiutare la gente a sentirsi meglio nella vita di tutti i giorni. E non c'è niente di sbagliato e niente di male nel far sentire bene la gente di giorno in giorno, ma penso che il mio lavoro umanitario salvi vite e questa è una grande differenza. L'attrice commossa ha parlato senza pudore dell'ictus che l'ha colpita nel 2001, svelando che nei momenti più difficili della malattia le erano apparse le immagini del film Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore. It's such a pleasure. I wish I was in Italy. Sharon dice vorrei essere in Italia. Thank you, thank you. I'm coming in August. I can't wait. I send my big love to all of you in Italy and say ciao. E folla anche al Pincio Parasi Argento, autrice di Anatomia di un cuore selvaggio. L'ha intervistata per noi poco prima di salire sul palco Davide Cecchini. Allora, siamo qua a Fano e non posso credere, ci sono più di 400 persone per la presentazione del mio libro. Grazie, grazie veramente. Mentre lo scrivevo stavo molto male, devo dire, non è stato piacevole. Tutti mi dicevano vedrai la catarsi, eccetera, non l'ho vissuta in quel momento. È successo circa un mese dopo, poi quando è uscito mi sono resa conto che era altro da me, era una cosa che ormai mi ero lasciata alle spalle, il mio passato, e che quindi potevo voltare la pagina. Lo consiglio a tutti un po' di fare un'autoanalisi, di riscrivere, di ripercorrere gli eventi, perché poi magari degli eventi anche traumatici poi si vedono sotto un'altra ottica e riesci a capire anche qual era la tua parte e a perdonarti e a perdonare il prossimo. Il rapporto con i genitori di successo e poi il rapporto stesso con il successo, ecco, se ne parla nel libro in questa duplice fase, prima vissuto quasi un po' di riflesso dei genitori e poi in prima persona. Sì. Penso che nulla ti può preparare al successo, soprattutto a me è arrivato quando ero molto giovane, 17 anni, e mi ha molto destabilizzato. Non mi ero resa conto, cioè l'avevo vissuto attraverso i miei genitori, cosa voleva dire, però io ero anonima prima di venire riconosciuta da tutti. E quindi è stato un po' poi come dover abbandonare la mia giovinezza, in quel momento avevo 17 anni, e ho iniziato a sentirmi diversa dalle persone della mia età e mi ci è voluto un bel po' di tempo per poi ritrovare armonia con la gente della mia età, che poi da più grande. È stata la mia psicologa che me lo diceva da anni, mi diceva devi scrivere la tua storia, io non capivo perché, dicevo se vengo qua a raccontartela apposta perché devo scriverla, e lei mi ha detto se vedrai che se la tirerai fuori diventerà altro da te, la incornicerai e non sarà più una cosa che ti tieni dentro. Sicuramente è una storia difficile, contorta, però so e sapevo mentre lo scrivevo e speravo di arrivare a altre persone che come me hanno avuto storie difficili ma hanno
sempre avuto la forza di rialzarsi. In realtà poi si tratta di questo, di una storia di resilienza e che ogni volta che si cade per terra bisogna rialzarsi in piedi e ricominciare sempre più forte. E è una storia di speranza alla fine. Alla biblioteca di Passaggi, dove lascio un pezzo del mio cuore, un cuore strano. Altri grandi protagonisti sono attesi a Passaggio. Intanto alle 18 è stata la volta di Justin Matera, che alla Chiesa di San Francesco ha presentato il suo libro Just Me. Alle 22 salirà sul palco di Piazza 20 Settembre Marisa Laurito, mentre al Pincio alle 21 appuntamento con il rapper Willy Peyote e Giuseppe Civati. Seguirà alle 22 sempre al Pincio la rassegna di Passaggi fra le nuvole con Alessandro Baronciani. Domani invece verrà consegnato il premio Passaggi 2021 a Roberto Vecchioni. Il cantautore sarà sul palco centrale dalle ore 21. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'assemblea elettiva della CNA di Pesaro Urbino. Buona serata a tutti voi, arrivederci.